In che consiste l'annullamento suo, Rav mio? Io mi annullo davanti ai cabalisti. Salgo sulla cattedra, sul palco, e cerco di parlare a nome loro. Altrimenti che io stesso, io faccio una lezione con la mia saggezza personale? No, io così non potrò mai far accompagnare nessuno nella spiritualità. Soltanto quando io mi annullo e mi trasformo in un canale, un tubo di Balasulam. Mush. Bisogna distaccarsi dalla ricompensa che si può ricevere da queste persone, rispetto, onore che si riceve da loro. Rav, la mia ricompensa consiste nel fatto che loro si uniscono a ciò che io gli trasmetto, ciò che io gli do. Questa è per me ricompensa. Non penso che tutto orgoglio o altro, niente. Io quanto meno possibile. Loro devono sentire che sono annullato per loro, certo, loro devono sentire. Deve essere uno grande che le dà con orgoglio, certo, deve uno. Quindi se serve che mi mostri così, allora lo faccio, ma non è che mi devo fare proprio uno straccio di me stesso, altrimenti loro non capiranno. Mush, io cerco di afferrare la forma di annullamento, perché anche noi ci troviamo in questi stati, ognuno del clima mondiale, quando è un posto di lavoro questo qua. Io cerco di capire in che consiste questo annullamento. Rav, l'autoannullamento consiste nel fatto che cerco di passargli la forza, l'idea che io studio dai grandi, Balasulam e Rabash. Per me sono loro due.